tutte famiglie! Siamo tutte famiglie, come hanno sempre sostenuto fin dall'inizio, da quando è arrivata quest'estate la prima raccomandata. Oggi, 14 novembre, sono cominciate le udienze per affrontare i ricorsi di 37 casi di bambini figli di due mamme, per i quali la Procura di Padova ha impugnato l'iscrizione all'anagrafe con il cognome di entrambe. Le udienze andranno avanti fino al 22 dicembre e ogni volta ci sarà, come questa mattina, un sit-in delle mamme arcobaleno. È che la procura sostiene di avere fatto tutta questa operazione, di avere in qualche modo essere andata a impugnare tutti gli atti di nascita di tutte le bambine e bambini per volere dimostrare che c'è un voto legislativo, e quindi ha cambiato la propria richiesta, per cui in pratica ha chiesto al Tribunale di Padova di rimandare la decisione alla Corte Costituzionale, richiamando appunto la sentenza 3233 del 2021 per il fatto che continua ad esserci un'inerzia intollerabile da parte del legislatore. Ovviamente non sappiamo cosa deciderà il Tribunale, però sicuramente questa posizione della Procura è stata una novità rispetto a quella che era la situazione di partenza. Le mamme saranno ad ogni udienza qui di fronte al tribunale, in attesa del verdetto finale che dovrebbe arrivare dopo le feste. Intanto, come mai siamo qui e quante udienze sono previste oggi? Allora, oggi ci sono quattro udienze per quattro famiglie, quindi quattro bambini rischiano di perdere i doveri, i diritti del bambino, e i genitori rischiano di perdere i loro doveri. Come funzioneranno queste udienze? Ogni udienza dura circa 15 minuti perché è un atto amministrativo, e quindi i giudici non verteranno, non analizzeranno le situazioni familiari, ma semplicemente decideranno se questo procedimento è stato sbagliato, ovvero la registrazione è stato un errore, e quindi se decidono di dare ragione alla procura viene cancellato il secondo cognome dal certificato di nascita, e anche viene cancellato il nome e il cognome della mamma che non ha partorito. A quanti atti impugnati siamo arrivati? A 37, perché il primo blocco consisteva in 33 atti di nascita, che poi sono diventati 32, e dopo la nostra piazza sono stati registrati altri 5 minorenni. Qual è la vostra aspettativa? Non posso dire quella rosea, però almeno speriamo nello stesso successo che è capitato a Milano e anche a Brescia, ovvero quando i giudici hanno detto che per un vizio di forma il procedimento è stato sbagliato, quindi non può essere elaborato. Ecco. Speriamo almeno in quello. Voi siete state le prime a ricevere la raccomandata. Sì, giusto. Cosa ha pensato quando l'ha vista? Fortunatamente, mi viene da dire così, non l'ho ricevuta io. L'incombenza è toccata alla mia compagna, che era a casa da sola. Non oso immaginare cosa abbia provato. Mi è bastato quello che ho provato io quando mi è stato detto al telefono. Ecco, e si è aperto proprio una voragine, un baratro sotto i piedi, perché no. Ecco. E avete spiegato ai vostri figli qual è la situazione? Hanno capito? E in realtà qui stiamo cercando di far prevalere l'approccio da genitore che protegge i bambini, quindi è chiaro che le ansie e i problemi di noi adulti cerchiamo di tenerli quanto più possibile da noi. E i bambini hanno partecipato a qualche manifestazione, ma gliel'abbiamo sempre presentata in chiave del stiamo facendo qualcosa per le famiglie, per tutte le famiglie. E quindi da questo punto di vista qui non credo che sia giusto andare ad allarmare i bambini su uno scenario che francamente capiscono che noi mamme abbiamo tanti pensieri e preoccupazioni, non so esattamente cosa capirebbero con... Perché il figlio non sarà... Ma insomma, diciamo che li voglio proteggere, quindi non è che si vada... A schierarsi al fianco delle mamme arcobaleno anche la consigliera regionale Elena Ostanel e l'assessora sociale Margherita Colonnello in rappresentanza del comune.
Sono qui perché come Comune di Padova, come Giunta, abbiamo deciso di stare dalla parte delle famiglie arcobaleno, dalla parte di queste mamme, dalla parte di queste bambine e bambini. Crediamo che sia un atto di semplice civiltà, ecco, ci concentriamo sulla semplicità, laddove c'è una complicazione che speriamo venga risolta. Voi come comune avete continuato a registrare i figli di queste mamme? Sì, perché confermiamo una linea interpretativa per cui a fronte di un vuoto legislativo questo è possibile. Naturalmente confidiamo anche che agli atti di questo processo la giurisprudenza ci dia qualche conferma. Cosa auspicate per queste mamme? Beh, la cosa appunto più semplice del mondo, cioè che possano essere entrambe riconosciute come è dovuto, come è anche naturale, e che i loro figli e figlie possano continuare a chiamarle entrambe mamma.